Che cos'è la leadership e quanti modi esistono per esercitarla? Come si esprime un leader? È qualcosa di innato o si può imparare ad esserlo? Land Rover si è posta queste domande e le ha trasformate in Leader by Example, un racconto con 5 leader che ha come protagonista Range Rover. Conversazioni con grandi personalità di diversi settori del nostro paese che esprimono l'interpretazione della leadership. Perché si può essere leader per attitudine, per volontà di generare emozioni, per visione, per capacità di interazione e per determinazione. Questo è il pentagono della leadership. Direttrice della comunicazione e delle relazioni esterne di Ferrari Trento, cantina fondata nel 1902 e leader in Italia nelle bollicine. Con le sue competenze, la sua visione e la sua capacità di fascinazione ha reso la storia imprenditoriale della sua famiglia, giunta alla terza generazione, un brand prestigioso, riconosciuto in tutto il mondo come espressione di eccellenza del Made in Italy. Vignaiola dell'anno 2021 per il Corriere della Sera, nel consiglio direttivo di Save the Children Italia, per le sue capacità di interazione, Camilla Lunelli è il leader by networking, scelta da Land Rover per trasmettere l'essenza Range Rover. Ferrari Trento è al centro di un network di relazioni internazionali, ma una relazione nasce prima di tutto da un semplice contatto tra persone. Che valore ha il networking per un leader? Beh, la relazione è innanzitutto condivisione di tempo, di idee, di risorse. È un qualcosa che richiede rispetto, fiducia reciproca e richiede anche uno scambio di responsabilità. In questo modo si costruiscono anche amicizie e delle basi su cui costruire poi i progetti futuri. Laurea in economia con il massimo dei voti, 2 anni in una società internazionale di consulenza e poi 3 anni trascorsi tra Niger e Uganda, impegnati in progetti umanitari, per infine rientrare in Italia a occuparsi dell'azienda di famiglia. Camilla, la tua storia ci dice che proprio come Range Rover sei capace di affrontare terreni inesplorati e di trovare sempre la strada più proficua. Ho avuto la fortuna di poter scegliere un percorso seguendo le mie passioni e i miei ideali. È un percorso che mi ha dato molto sia dal punto di vista umano e professionale, innanzitutto in termini di relazioni. E poi è un percorso che mi ha dato il gusto della contaminazione, di far parlare mondi diversi, che è un modo per aprire nuovi orizzonti e nuove prospettive. Se poi penso in particolare al mio periodo in Africa, agli anni che ho trascorso in Africa, trovo mi abbiano dato un senso delle priorità che per me resta veramente fondamentale. Ascolto, rispetto e accoglienza sono parole tue che sembrano la definizione perfetta della leadership costruita sulla relazione, ma anche di un modello al femminile di leadership contemporanea. Leadership al maschile o al femminile? Scontro o incontro di opposti? Incontro sicuramente, forse neanche di opposti. Il modello di leadership a cui mi ispiro è basato sull'inclusione, sulla motivazione, sulla condivisione di obiettivi e risultati, un po' di quello che gli inglesi definiscono il purpose. Mi piacerebbe però che si facesse un passo avanti, non definendo più questa una leadership femminile, ma piuttosto moderna, umana, basata sulla valorizzazione delle persone e dei talenti. Il carattere e l'unicità delle bollicine Ferrari nascono da qualità, inventiva e continua ricerca della perfezione. Camilla, come si coltivano queste doti? Trovo si coltivino con 2 ingredienti di diversa origine. Da un lato c'è quello razionale, quello che viene dalla testa, ed è la necessità di ispirare veramente alla ricerca dell'eccellenza ogni fase del processo produttivo. Questa è un'attenzione alla qualità che ci deriva dal nostro fondatore, Giulio Ferrari, e che seguiamo ispirandoci niente meno che ad Aristotele, a un suo detto che veramente ci sta molto a cuore, ed è il fatto che l'eccellenza non è un atto, ma un'abitudine. L'altro elemento viene invece dal cuore ed è la passione che mettiamo in tutto quello che facciamo e che, come immagino per Range Rover, è quella che ti porta a non fermarti mai e a cercare sempre nuove avventure e nuove emozioni.
piantare una vigna, affrontare un processo di conversione al biologico, scelte complesse nel segno della sostenibilità. Come fa una leader a fare networking con il valore dell'innovazione green? Crescendo soprattutto con il lavoro che facciamo in Ferrari, che è soprattutto un lavoro legato alla vigna, quindi alla terra, alla campagna, ho sviluppato una forte sensibilità anche sui temi ambientali e penso che il nostro ruolo in quanto viticoltori debba essere quello di essere custodi della terra. Soprattutto sul nostro territorio, vogliamo fare rete con la comunità, col territorio, a partire dagli oltre 600 viticoltori trentini che conferiscono a noi le proprie uve. Ed è proprio a loro che abbiamo dedicato un apposito protocollo chiamato il Vigneto Ferrari per una viticoltura di montagna sostenibile e salubre, che va a capitalizzare l'esperienza fatta nei nostri vigneti di proprietà, che sono tutti certificati biologici, per trasmettere appunto questa forte attenzione all'ambiente ma anche alla salute di chi nel vigneto lavora. E se Range Rover fosse una bollicina, Camilla, quale sarebbe? Di Range Rover mi ha sempre colpito la versatilità, la capacità di andare su tutti i terreni, un esterno molto importante, ben piantato sulla strada, ma anche degli interni di estrema raffinatezza e comfort. E proprio ispirandomi a questo concetto della versatilità, sceglierei senza dubbio il nostro Ferrari Perlé, che è un Trento Doc di grande finezza, eleganza, ma soprattutto molto versatile, perfetto per un aperitivo, ma poi anche il corpo, la struttura, per accompagnarsi anche ad un menù importante e, perché no, è anche perfetto per il fine serata. Voglio ringraziarti per la tua cortesia, ti lascio davvero con un'ultima domanda. E se in questo momento tu avessi 20 anni, cosa ti consiglieresti? Di appassionarmi, di credere in me stessa e nei miei sogni. E poi mi consiglierei di aprirmi a nuove sfide, a nuove esperienze e di investire tanto sulle relazioni, perché sono proprio i rapporti che costruiamo con le persone che costituiscono il sale della vita.